Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Apriamo subito con la cronaca. Paura questa notte in Viale Venezia a Udine per un'auto che, dopo essersi capottata, ha preso fuoco. Il conducente è miracolosamente uscito illeso dall'abitacolo semidistrutto. È stato accompagnato per accertamenti all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Una potente Audi, dopo essersi capottata, ha preso fuoco. Paura questa notte alle 3 per un incidente stradale che si è verificato in Viale Venezia Udine, all'altezza della nuova rotonda in prossimità del supermercato Lidl. Per causa al vaglio degli agenti della questura, la macchina condotta da un giovane è finita a ruota all'aria. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura che, dopo una carambola spaventosa, si è ribaltata prendendo fuoco. Immediato l'invio di un'auto medica e di un'autoambulanza provenienti dall'ospedale di Udine. Per il conducente, fortunatamente, nessuna particolare conseguenza sanitaria. Vista la dinamica importante, è stato comunque trasportato in pronto soccorso al Santa Maria della Misericordia. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Udine. Oltre alle numerose chiamate giunte alle persone che si trovavano in quel momento nella zona di Viale Venezia, l'allerta incidente è partita anche dalla vettura, trattandosi di una macchina di ultima generazione. Protagonista dell'incidente è il centrocampista dell'Udinese Calcio, Wallace, che dopo aver, come avete appunto sentito nel servizio, è fortunatamente uscito illeso dall'abitacolo. Un grande spavento dunque per il calciatore, le cui condizioni ora sono comunque buone, sta bene e non ha riportato particolari conseguenze. Condanne confermate ma pene dimezzate per Zonin e gli altri vertici della Banca Popolare di Vicenza. La decisione della Corte di Appello è arrivata ieri sera nell'aula bunker di Mestre. Resta comunque la preoccupazione per le sorti di migliaia di risparmiatori, anche friulani. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna per il crack della Banca Popolare di Vicenza a Gianni Zonin, al quale ha però accordato un grosso sconto di pena. 3 anni e 11 mesi la sentenza contro i 6 anni e 6 mesi inflitti nel primo grado. Ad incidere è stata la prescrizione intervenuta per uno dei 3 reati dei quali era accusato. Condannati anche gli altri 5 ex dirigenti rinviati a giudizio, confermata solo l'assoluzione per l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto. La sentenza ha revocato inoltre la confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati per l'importo di 963 milioni di euro. Resta la preoccupazione per il futuro di migliaia di risparmiatori che, come sottolinea l'avvocato Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi, rischiano di perdere la casa. In sintesi, le pene rispetto al primo grado sono state dimezzate. C'è un po' di delusione da parte dei risparmiatori perché confidavano in una giustizia che potesse dare una pace anche morale, ecco, ai centinaia di migliaia di risparmiatori che purtroppo ad oggi non si trovano ancora ad aver chiuso i conti con Banca Popolare di Vicenza. Ricordiamo infatti che ad oggi ci sono migliaia di risparmiatori che si trovano a ricevere lettere di sollecito, di messa in mora da parte di AMCO e di Banca Intesa, ma anche decreti ingiuntivi con i quali gli viene intimato il rientro dalle linee di credito che gli erano state erogate per l'acquisto di azioni oppure per far fronte all'illiquidità di queste azioni. Purtroppo, considerata anche la situazione economica che stiamo vivendo, queste situazioni rischiano di diventare una vera e propria tragedia, portando le famiglie a perdere le loro case. Quindi quello che noi speriamo che succeda è che il nuovo governo assuma l'impegno di andare a risolvere queste posizioni che purtroppo non riguardano uno o due risparmiatori, ma riguardano, lo ribadisco, migliaia di risparmiatori, convocando un tavolo con le associazioni dei risparmiatori, con AMCO e con Banca Intesa e con Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca in liquidazione, al fine di andare a chiudere definitivamente queste posizioni finanziate, riconoscendo la nullità di questi crediti, di queste linee di credito erogate. Quel tavolo ministeriale è giunto alla costituzione del fondo, vogliamo che quel tavolo ministeriale giunga anche a risolvere questo gravissimo problema. Sono ancora senza esito le ricerche di Alberto Cacitti, l'81enne di Tolmezzo, scomparso nel nulla mercoledì scorso dopo aver parcheggiato la sua auto in località Avons. Questa mattina sono riprese le operazioni, le squadre del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, della protezione civile, dei vigili urbani e dei carabinieri sono impegnate ormai da una settimana nelle ricerche dell'uomo. Sono stati setacciati accuratamente più di 535 ettari di territorio senza però particolari riscontri.
L'area battuta è stata quella compresa tra il ponte di Avons e le località di Chiaulis e Intissans, quella verso Cavazzo. Il corso del tagliamento da Caneva fino al ponte della superstrada che va verso Amaro, i torrenti Malazza e Ambiesta, la diga di Verzegnis. E veniamo ora ai dati relativi alla pandemia da Covid-19. I nuovi casi sono 1947, i ricoveri in terapia intensiva sono 12, mentre le persone ricoverate in altri reparti sono 241. Si registrano 4 decessi, 2 a Udine e altrettanti a Trieste. Dopo 2 anni di stop per la pandemia, il gospel torna protagonista a Casarsa della Delizia. Atteso ritorno a Casarsa della Delizia di A Day Full of Gospel, quarto seminario di canto corale riattivato dopo 2 anni di interruzione dovuti all'emergenza Covid-19. È un evento di punta della programmazione 2022 dei Revelation Gospel Project, ensemble corale casarsese che lo ha organizzato con il patrocinio del comune per una giornata seminario sul genere di musica religiosa afroamericana, il gospel per l'appunto, culminata con un concerto da tutto il esaurito tenuto al Teatro Pierpaolo Pasolini con partecipazione di 100 coristi del territorio. Ospite d'eccezione dell'evento è la quarta edizione di A Day Full of Gospel, Colin Vassell, cantante, vocal coach e docente di musica di fama internazionale, aiutato nella fattispecie da Francesca Ziroldo, direttrice dei Revelation, sull'istruzione dei coristi nell'esecuzione di 4 nuovi brani poi presentati nel concerto conclusivo al Teatro Pasolini, nel corso del quale si sono esibiti anche il coro Seven Note Gospel Lab e lo stesso Revelation Gospel Project, ensemble con una quarantina di coristi e 4 musicisti professionisti guidati da Francesca Giroldo, cantante ed insegnante di musica con esperienza ventennale nel gospel. Oh, happy day. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, ci vediamo tra pochissimo con A Voi la Linea.